Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione Flash del TG2000. La guerra in Ucraina non si ferma. Un attacco missilistico russo sulla regione di Odessa ha colpito un sito industriale. Oltre 50 i raid in 24 ore, denuncia Kiev, nella regione di Donetsk. Morti almeno 4 civili, bombardamenti anche su Mykolaiv. 20 civili uccisi a Kherson, tra loro anche dei bambini. Arrestato poi il direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Papa Francesco questa mattina ha ricevuto in udienza Alona Verbitska, consigliere del Presidente della Repubblica di Ucraina. Più volte negli ultimi giorni Bergoglio ha ricordato il suo desiderio di recarsi a Kiev. Avevo in mente di poter andare, ha detto il Papa, mi sembra però che la volontà di Dio sia in questo momento di rimanere a Roma. La crisi energetica, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen propone di formare un'unione energetica, le soluzioni siano europee, dice von der Leyen. Basta divisioni dopo il piano di aiuti contro i rincari deciso dalla Germania. Oggi è stato inaugurato il gasdotto tra la Grecia e la Bulgaria. Nella sua prima uscita pubblica dopo le elezioni, Giorgia Meloni, incontrando gli agricoltori della Coldiretti, ha ribadito l'importanza di restituire una strategia industriale al paese, anche alla luce della drammatica crisi energetica che stiamo affrontando. Il maltempo ha provocato danni al centro-sud, temporali e nubifragi si sono abbattuti in Calabria e Sicilia, Santa Margherita del Belice in un pullman è stato ribaltato sulla Palermo Sciacca. Nelle prossime ore il meteo migliorerà e si prevede un ritorno al clima mite con temperature che raggiungeranno picchi anche di 30 gradi. In netta risalita la curva epidemica in Italia, sono 34.479 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, con 183.000 tamponi, il tasso di positività è al 18,8%, aumentano i contagi tra i bambini in età scolare, stabili i ricoveri in terapia intensiva. Tornano a crescere gli omicidi di mafia al sud, quanto emerge dall'ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, erano stati 7 nel secondo semestre del 2020, salgono a 15 nel secondo semestre del 2021. Il rapporto sottolinea poi ancora il ruolo centrale e di riferimento del boss di Cosa Nostra, il superlatitante Matteo Messina Denaro. Garantire a tutti in qualsiasi stagione una vita dignitosa, lo dice in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Internazionale delle Persone Anziane. Il numero degli anziani non autosufficienti è destinato ad aumentare, ha detto il Capo dello Stato, e ciascuno di noi è chiamato a fare quanto possibile proprio in virtù di quel legame di riconoscenza che lega ogni generazione a quella che l'ha preceduta. È tutto, il TG2000 torna come sempre alle 18:30. Buona giornata.